Carissimi, eccoci qua con l'inizio del campionato in questa terra meravigliosa, rigogliosa che si chiama Terra, dove non ci sono né tradimenti, né guerre, né calunnie, né ingiustizie. Che meraviglia vivere sulla terra. Ma io oggi sono ancora più felice perché abbiamo una grande opinionista in sede con me che adesso vi presento. Se l'operatore è così gentile, ma lei è Suor Maria dello Spirito Infuocato, nota tifosa, lei ha preso una laurea proprio sul tifo, vero sorella? È vero, sì, una malattia un po' pesante, no? Certo. E allora vorrei cominciare proprio da lei, Suor Maria dello Spirito Infuocato, che però deve guardare lì, non me. E girarsi ancora un pochino di più, se no la luce, eccola qui, una bella immagine di Suor Maria dello Spirito Infuocato. Previsioni di quest'annata. Quest'annata? Previsioni, diciamo che quando arriva l'inverno ci fa un pochino più freddo qua e ci tira pure un bel vento perché qua siamo al campo, qua c'è Signori, sempre questa è Suor Maria dello Spirito Infuocato, questa capacità quantica di stemperare la domanda stupida retorica e farla diventare invece immensa. Io avrei voluto oggi anche avere qui con me, con noi, la direttora, la carissima Emiliana Doninella, che però io l'ho chiamata anche assente, perché lui è una direttora un po' anomala. Bravissima, dolce, meravigliosa, affezionata, fedele, ma con i suoi tempi e le sue particolarità. Carissima Suor Maria dello Spirito Infuocato, questo nome da cosa le viene? Forse perché ha lo stesso spirito di Giovanna d'Arco? Forse sì, io però non so chi è Giovanna Ma d'Arco. come? Lei che fa parte del clero? Perché lei fa parte del Del clero. clera, sì. Non del clere, del clero. Clero. Clero, clero, clero. Pensavo che fosse femminile, No, invece no, beh, giustamente parlando di suore, lei è una è. suora, È no? certo. È femminile, ha ragione, come al solito ha ragione, ha sempre ragione Suor Maria dello Spirito Infuocato, ma perché si chiama così? È perché allora io da piccola, no? Infatti volevo cogliere l'occasione per salutare a mia mamma e a mio papà, perché loro quando ero piccola ci hanno messo dentro a un convento di clausura, e un posto bellissimo perché lì ci danno da mangiare, da No, vestire, ma sì. penso. E poi lì, non lo so, cioè mi hanno dato un altro nome perché non ci piaceva quello che c'avevo. Che nome c'aveva? E c'avevo un Come si chiamava nome. prima? Claretta. Claretta, come la compagna del Duce. Claretta, Le conosce il del Duce? Duce. No. Vabbè, lo riporta, lo riporta, lo Primo amico riporta. di Giovanna d'Arco. No, sono di Ah, epoche no. diverse, di Ah, epoche ok. diverse. E allora. Allora cioè, mi hanno dato un altro Ho nome capito, ma potevano chiamarla Suor Maria dello Spirito Santo, per. Suor No. Genoveffa, della Fretta Minore. Perché Suor Maria dello Spirito Infuocato? Perché un giorno mi sono svegliata e mi sono sentita tutto un bollore dentro. E c'era La matra, la sì. madre superiora che mi ha visto e si è spaventata. Poi io invece poi sono rimasta un po' calma, no? Allora ha accettato questa cosa e mi ci ha dato questo nome, si è illuminata e mi ha detto, ah, ma ho capito, te devo chiamare così. Certo, da questi racconti si desume che aria meravigliosa, straordinaria e anche un po' paranormale che ci sia in alcuni conventi. Ma lei era un convento di clausura all'inizio, se ricordo bene. Certo, clausure chiuse proprio dentro E che le mura. si fa durante. Che si fa? Allora, la mattina ci si sveglia presto, che abbiamo un libretto noi che a una certa ora si chiamano lode. Lode, Lode, le la famose mattina. lode. Poi, mattina un po' più tardi, ci facciamo tutti degli studi del tempo, delle temperature, Ah sì? sì, che guardiamo il cielo. E poi mangiamo, poi. Ci riposiamo e poi alla sera, prima che mangiamo,
riprendiamo un'altra volta questo libretto e ci facciamo vespre. Che per fatti I vespre. ah, i vespri siciliani, i Sì. vespri siciliani. Sì, proprio specifici. Ah, ma mai calabresi, No, no, ci napoletani? abbiamo adottato quelli siciliani perché Ah, sono più come... completi. Vero, Esatto. sì, mi era arrivata questa notizia, ma comunque lasciamo un attimo la sorella e torniamo sul press, por favor. Torniamo sul press, operatore, torniamo sul press. Zai, quel capisce poco, l'operatore mi ha infettato. Suor Maria, comincia il campionato. La prima partita è con il mio carissimo amico Pierluigi Betturri, che però sembrerebbe che domani non possiamo essere amici. Che peccato, che peccato. Io vorrei tanto gioire per la vittoria del Trastevere e lui dovrebbe gioire per la vittoria del Monterosi, ma questo purtroppo nella competizione umana non è possibile. Però noi che siamo amici ci scambieremo sorrisi come abbiamo fatto l'altro anno, come abbiamo fatto sempre, tenendo all'interno l'eventuale rabbia per un risultato che non è congeniale a ciò che desideravamo. Parte questo campionato, se ricordo bene, con 20 squadre, e quindi ci saranno un bel po' di partite da fare in più, moltissime infrasettimanali, ma come tutti hanno potuto vedere sui giornali o sentire dai telegiornali, diciamo che la federazione ha avuto molti problemi quest'anno, non per colpa sua, che sia chiaro, non per colpa della federazione. Ma è colpa di tutte quelle squadre che fanno ricorsi, di tutte quelle incomprensioni che ci sono a livello umano. Anche il povero Camilli, poverino, che è un bambino un po' grasso, ma è meraviglioso, ha una tempra straordinaria, che io stimo immensamente, e in questo momento vive una realtà molto difficile, molto combattuta, e gli auguro di fare la scelta giusta, perché è ovvio che da una parte tutta Viterbo spera di cominciare il campionato anche perché ha costruito una squadra importante, ma credo che ogni tifoso dentro di sé viva un po' come ingiustizia il fatto di dover recitare un ruolo, non sappiamo più se di primo piano, in un girone tra virgolette infernale, non perché il sud sia infernale, ma perché rappresentano dei viaggi veramente molto faticosi per la Viterbese. Sono cominciati vari altri campionati, prima categoria, promozione, insomma, noi vogliamo in questo sabato pieno di sole africano che ancora ci scotta e da qualche parte ci deprime organicamente, e dovremo sopportarlo ancora per 9-10 giorni. Facciamo un grande augurio a tutte le squadre della Serie D, a tutti i presidenti, che mi pare sia 196 presidenti. Questa è una cosa molto importante. Signori, esistono 196 presidenti della Serie D, che poi viene definita la porta per il professionismo, ma ci dimentichiamo, ma per una piccola ignoranza, che la Serie D tutto è meno che dilettantistica perché viene definito anche il campionato più difficile della terra. C'è un pressing, un'animosità e una voglia di emergere che certe volte è superiore, molto più forte di quello che accade in C, in B, in A forse no, perché lì gli interessi sono veramente enormi, macroscopici, per cui forse non possiamo fare un'affermazione così fuori dalle righe, fuori dal coro, come si suol dire. Comunque, tanti auguri alla ridente cittadina di Monterosi, tanti auguri al sindaco, all'amministrazione, a tutti i tifosi, a tutti gli amici, a tutto lo staff tecnico. Un grande augurio a Mister Mariotti, che è una persona focosa, meravigliosa, che io adoro, e spero di non smentirmi non per un anno, ma per 20 anni. E un grande augurio veramente ai ragazzi della squadra che quest'anno sono veramente seri professionisti, bravi, simpatici e hanno capito che il Monterosi vuole recitare un anno da protagonista. Mi auguro di non essere smentito. Un saluto anche a tutte le famiglie della scuola calcio, a tutti i simpatizzanti e a tutti i bambini. Au revoir.